Benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi. Arrivano pessime notizie riguardanti il recupero di Mike Maignan, che fanno calare il gelo in casa Milan. Maldini spiazza tutti con la mossa a sorpresa. Con la netta sconfitta per 4-1 contro il Liverpool, termina la tournée a Dubai del Milan, che è ora impegnato a preparare la prossima amichevole contro il PSV, ma soprattutto l'imminente ripresa del campionato. Il 4 gennaio sarà la Salernitana ad attendere alla Rechi il club meneghino, in un match che si preannuncia dal risultato tutt'altro che scontato. La squadra di Nicola è infatti reduce da un'ottima prima parte di annata, e ha ora l'intenzione di agguantare al più presto la definitiva salvezza. Sarà dunque fondamentale per il diavolo farsi trovare quanto più in forma possibile a partire da gennaio, considerando anche il 2022 chiuso decisamente in calando. L'obiettivo della compagine rossonera, che ai nastri di partenza puntava a riconfermarsi campione d'Italia, è quello di rimanere incollata al Napoli capolista, ad oggi a ben 8 punti di vantaggio. Chi era pronto e scalpitante per recitare una seconda parte di stagione da protagonista è Mike Maignan, per il quale arriverebbero però pessime notizie dell'ultima ora. Dopo la scorsa straordinaria stagione, interrotta solamente dalla grave lesione al polso rimediata, anche in questa annata Mike Maignan è stato costretto a fermarsi nuovamente ai box. Il portiere francese, durante il ritiro con la propria nazionale, ha dovuto infatti fare i conti con un infortunio al polpaccio, trasformatosi poi in una vera e propria lesione. Il 2022 del classe 95 si è dunque chiuso addirittura al mese di settembre, mese in cui disputò la sua ultima partita ad oggi con la maglia rossonera. Dopo quasi 3 mesi di stop, sembrava ormai certo il ritorno in campo a gennaio di Maignan, che però con ogni probabilità dovrà rimanere ancora fermo ai box. A dare la pessima notizia è stato proprio Stefano Pioli, che ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha dichiarato: "Per il recupero di Maignan ci vuole ancora un po', non credo sarà pronto per Salerno". Questa è una vera e propria doccia fredda per tutti i tifosi rossoneri, che attendevano trepidanti il ritorno in campo del portierone francese, a discapito del non sempre convincente Tatarusano. A proposito di Tatarusano, il Milan in queste ore starebbe anche pensando di accelerare i tempi per l'acquisizione di un sostituto più all'altezza del rumeno. Il nome maggiormente in pole position è quello di Marco Sportiello, già obiettivo a zero del diavolo per la prossima estate, ma che potrebbe ora approdare concretamente già nel mese di gennaio, visto il rientro rimandato di Maignan. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Close your eyes and breathe.